Daniele, io ti faccio una domanda già un po' scomoda. Milan può essere la nuova Juventus? Ma che stai dicendo, scusa? Cioè, dopo la Juventus, Quale nuova dopo la Juventus? Juventus. Ma, che stai, ma andiamo piano, andiamo a che nuova Juventus? Quindi la risposta è no. Assolutamente no. Perché? Ma perché siamo lontani anni luce? I ragazzi hanno appena visto una clip di una ventina di secondi inerente a un video di febbraio 2019. Sono passati solo 2 anni, Dani, e come me lo commenti quel video? Tanto buongiorno. Buongiorno, è chiaramente, come si chiama, un deepfake? Non ho mai detto quella roba io. Ah, non eri te? In effetti non aveva la barba quello lì, Vero. era un video un po' particolare. Però era più magro, quindi lo preferivo senza barba, ma più magro. Quindi meglio senza barba ma più magro, Eh beh, ok. sì. E invece tornando seri. Tornando seri, è incredibile. Non me lo ricordavo quel video, devo essere sincero. Tu mi hai detto, guarda, riguardati quei 20 secondi, l'ho riguardato tutto. Ma lo dico sempre, noi che ci mettiamo la faccia, ci esponiamo, diciamo, la nostra, ogni tanto ci azzecchiamo, spesso invece prendiamo delle cantonate incredibili, anche se c'è da dire che mi rincuora questa cosa qua, che quella roba lì non è che l'ho detta i primi anni, i primi mesi di Pioli, ma era periodo di Gattuso dove venivamo comunque da tanti allenatori cambiati nel primo periodo, Fassone Mirabelli, gestione economica un po' così, quindi è stato, era difficile essere positivi in quel periodo lì, non voglio insomma, giustificarmi, però è un po' la verità. Sai perché volevo partire da lì? Perché nel giro di 2 anni è cambiato il mondo. 2 anni fa, addirittura in quel video, ti dico, giunti a questo punto, con questa Juventus che spinge sempre di più e va a acquistare anche Cristiano Ronaldo, non iniziare a entrare nell'ottica che la Champions diventa un obiettivo è quasi un fallimento. Ad oggi invece siamo qua che facciamo il segno della croce, se arriviamo nei primi quattro salviamo la stagione. Contrario Giusto vostro. per buttarmi da solo del fango addosso in quel video, tu mi chiedi, ma Ibrahimovic Tra si l'altro, bellissimo. vince forse? E ci No, sono. meglio Piontek, dici te. No, meglio Piontek. Ibra è grande, non ha Pum senso pum. in questo Milan, è incredibile, è incredibile. Ma sì, ma siamo dei dilettanti, siamo presi dalla strada, insomma. Una roba del genere. E niente, è proprio perché adesso è cambiato il mondo, io provo ad aggrapparmi a quella roba lì e dico ai miei colleghi juventini, ragazzi, occhio che se siamo in questa situazione qua, in meno di 2 anni, in 2 anni, può cambiare tutto, può cambiare il mondo. E quindi tra 2 anni magari si ritornerà a Speriamo ribaltare di la no, speriamo di situazione. no. Infatti Ma ero un po' speriamo di sì. scettico nel fare questa chiacchierata perché te lasciamo le cose come stanno. Non ho detto, no, io 2 anni fa ti ho detto secondo me sarà così. Quest'anno ti dico spero che possa essere così. 2 anni fa Ok. ci ho beccato, quest'anno incrocio di te e basta. Ed è proprio qua che ti faccio la domanda, Dani. Cos'è successo a questa Juve? A questa Juve è successo che, non lo so, io ho come la sensazione che davvero da quell'operazione Ronaldo, quell'operazione lì è stato un po' lo sliding doors della storia della Juventus negli ultimi anni. Acquisto arrivato in pompa magna, giustamente uno dei due più forti al mondo. Pensavo potesse dare tanto Ronaldo, per quanto riguarda la Champions League, ha dato tanto in realtà, però non è bastato. Quindi c'è anche poco da recriminare. Ronaldo il suo l'ha fatto, i numeri sono impressionanti, eppure qualcosina non ha funzionato. Ho ascoltato recentemente delle dichiarazioni di Bonucci, se non sbaglio, che diceva ora giochiamo più da squadra e non più per un giocatore. E Perché ora forse giochiamo? Noi no, giochiamo. dice, aveva fatto questa dichiarazione dopo i 3-1-0 di fila che avete fatto. Ah, ok. Diceva così, e in quelle parole comunque ho detto: ma guardate quante cose che noi possiamo immaginare, ma che poi non sappiamo, no? Quindi magari effettivamente Ronaldo poteva essere un peso sotto questo punto di vista. Questo mi dissocio, sotto questo mi dissocio, nel senso che se, cioè quest'anno se la prendiamo con le mani e la buttiamo in porta non facciamo gol, quindi Ronaldo No, no. problema sicuramente Ma guarda, no. un avversario ti dico che
avere Ronaldo contro era sempre stimolante. No, ci faceva, insomma, ce la faceva fare sotto le gambe, perché comunque è forte, è imprevedibile, può risolverti la partita in qualsiasi momento, e tante volte l'ha risolta la Juventus. Quindi poi questo calo della Juve negli ultimi anni, ti ripeto, io l'associo un po' a quello, ma non è detto che sia così, ed è dura, perché quando le cose vanno bene è un attimo, no? Dire ok, il progetto, acquisti giusti, così e quelli. Quando le cose vanno male è un po' più complicato capire il motivo. Posso dirti che mi sembra un po' la storia di Icaro, che a una certa si mette le ali, pretende troppo, vola intorno al sole, le ali si sciolgono e cadiamo. Secondo me, allora, per quanto faccia male questa cosa, ci sta facendo bene, nel senso che negli ultimi anni veramente, basti guardare appunto quel video di 2 anni fa, arrivo a dirti che se davvero non ce la giochiamo in Champions, la stagione diventa un fallimento. Io mi ricordo lo scudetto che vince Sarri a fine anno, dico la stagione è fallimentare, quando avevi appena vinto uno scudetto. L'anno scorso abbiamo festeggiato un quarto posto. Eravamo meno umani. Juventus e tifosi della Juventus. Fa un male cane oggi vedere la Juve in questa situazione, ma ci darà la forza di festeggiare davvero di più un domani, quella forza che forse avevamo un po' lasciato per strada. Sì, ti assicuro che è così, perché da milanista vengo da anni dove abbiamo preso pesci in faccia a destra e a sinistra da tutti, e per dire, personalmente, tornare in Champions poi è una goduria incredibile dopo tanti anni dove non ci sei. Quindi anche un semplice, tra virgolette, scudetto al quale voi eravate abituati, se dovesse arrivare, mi auguro almeno non quest'anno, ma già, vabbè, guarda, tranquillo, quest'anno proprio penso già il prossimo anno, fidati che lo festeggerai molto di più rispetto al quarto o al quinto di fila. Inizi, certo, davvero ad apprezzare molto di più le cose, un po' come tu dicevi, no? L'anno di Sarri abbiamo vinto lo scudetto, ormai era scontato lo scudetto era una roba a sé. Guarda, quello l'ho sentito anche un po' di più, perché comunque sai, c'era la Lazio, c'era l'Inter. Però alla fine, se devi tirare le somme a fine stagione, dici, vabbè, però io ho vinto lo scudetto e poi basta. In Champions siamo andati male, abbiamo perso 2 finali. Se negli ultimi anni eravamo abituati così ed Allegri è stato mandato via perché serviva qualcosa di più, allora lo valuto fallimentare. Però quello è un discorso legato a tutti gli anni precedenti e al fatto che ci eravamo messi in testa che dovevamo fare di più. E in quel momento lì non si era fatto di più, era la prima volta che non si faceva di più, e invece quella è stata l'ultima grande Juve. Quello non potevamo saperlo. Sì, poi è incredibile come le singole partite possano stravolgere anni interi, cicli interi, perché alla fine ci sono stati anni, soprattutto la prima finale, se non sbaglio, dove comunque la Juve meritava forse di prendere la Champions. Era la prima o la seconda dove si meritava di più? Allora, guarda, in finale si è sempre perso abbastanza meritatamente, però per il percorso magari ti dico più. Secondo me non ne meritavi nessuna delle due, perché le altre due erano troppo più forti di te. Sì, se devo pensare alla Juve più forte delle due, era quella di Berlino 2015 col Barcellona, lì era, esatto, la squadra, esatto, e che lì, no, poi si sa che non sempre poi vince la squadra che effettivamente è più forte, quindi certo, ti gira bene un'occasione, un'azione importante nella partita ti stravolge, ti ripeto, la finale, la stagione e poi tutto ciò che c'è intorno, perché prendi fiducia, soprattutto dove tu, cioè, ho come la sensazione che se la Juve vince una Champions un giorno, chi lo sa, poi speriamo, non dico che poi ne vince un'altra, però diventa meno un'ossessione, perché ad oggi è obiettivamente un'ossessione. Guarda, lo sliding door più grande secondo me non è stata una finale, bensì una partita eliminazione diretta dalla Champions, dove rimontiamo a Madrid 3-0 e poi andiamo a casa e Real quella Champions la vince. Io non so poi come sarebbe finita, perché il calcio, i 6 ma non esistono, però il Real l'ha vinta quella finale lì, e tu sei andato a Madrid a dargliene 3, andando a casa all'ultimo secondo su calcio di rigore. Quindi forse quello è l'anno in cui davvero ho pensato può essere quello buono, e proprio per quello che ti dico, l'anno poi che compri Ronaldo, che l'anno successivo a quello, Ronaldo viene lì proprio perché si accorge che la Juventus in quel momento è i maroni quadrati, e invece poi è in discesa. Ed è interessante vedere come quest'anno invece
disastro campionato, molto bene in Champions. Questa cosa come la spieghi tu, che da, cioè, le Champions League ne hai vinte a bizzeffe? Daccene una, dai. No, nel senso, io ricordo gli anni d'oro del Milan di Ancelotti, che puntualmente c'erano tante stagioni in cui noi facevamo schifo in campionato, arrivando magari terzi, quarti, che all'epoca significava fare schifo. Certo. Mentre in Champions giocavamo con una nonchalance incredibile. Magari la domenica pareggiavi 1-1 con la Regina, e poi in Champions vincevi abbastanza facilmente con l'Atletico Madrid. Era un Milan che si trasformava. All'epoca il motivo era, sono giocatori che hanno quella mentalità europea e quindi vuoi non vuoi tendono un po' a sminuire il campionato, ma non è che lo facessero con cattiveria, esatto, ma veniva proprio naturale. Mi sembra strano, perché alla fine quest'anno non possiamo dire la stessa cosa della Juventus, perché non sono giocatori che sono personalità forti, sicuramente gente che ha fatto bene anche con l'Europeo, che è campione d'Europa con l'Europeo. Però quella roba lì non c'è. Non vorrei che fosse, non dico una casualità, però. Ah, può essere, cioè, può essere. Non ci sia chissà quale motivo dietro, semplicemente avete azzeccato, siete stati più concentrati. Però le stagioni sono imprevedibili. Cioè, paradossalmente, magari è ovvio che considero mai come quest'anno la Juve meno forte. Cioè, si è allargato la differenza, il gap con le big europee, intendo. Però, come ti dicevo prima, che ne sai? Che è proprio, proprio l'anno in cui sembra un'annata maledetta in Champions. Non lo so, magari non dico che la vinci, però magari vai molto più avanti rispetto, ecco, a quando. Quello sì. Questo mi andrebbe già meglio. E per concludere, un'ultima domanda su una persona che tu conosci bene, perché anche per te è stato l'ultimo scudetto al Milan, allenato da Massimiliano Allegri. Come lo stai vedendo Allegri rispetto alla prima esperienza? È strano, perché io anche nella prediction del campionato avevo dato una Juve vincente, anche se a mia discolpa posso dire... C'era Ronaldo. Sa che c'era Ronaldo, sì. Che cambia proprio con Inezia. Cicinino. Però il mio discorso era legato soprattutto ad Allegri, perché i soliti discorsi, no? Conosce l'ambiente, sa come si fa, eccetera, eccetera. Però ti dico, forse a fare la prediction dopo l'addio di Ronaldo, forse con più difficoltà, ma ti avrei messo comunque la Juventus prima. Non so perché. Io nel momento in cui chiudiamo, allora anch'io nella prediction che avevo fatto prima dell'addio di Ronaldo, non ho detto lo vince la Juve, ma tutte le carte in regola per rosa e per qualità della rosa per vincerlo. Mi sento la rosa più forte con Ronaldo, poi che lo vinca o non lo vinca è un altro discorso. Senza Ronaldo, il giorno che chiude il mercato, dico questa è una squadra che se arriva nelle prime quattro quest'anno ha fatto il suo, perché secondo me è stata è un dislivello troppo incredibile. Cristiano Ronaldo è una variabile che pesa troppo. No, più che altro poi non c'è stato neanche il tempo per rimpiazzarlo con uno forte come lui, ma almeno con uno, cioè, con tutte le certo. Kien, Sochin, ragazzi che chiama, insomma, non... detto questo, però obiettivamente Allegri lo vedo un po' più strano, lo vedo diverso, lo vedo più nervoso, lo vedo, anche se lui riesce sempre poi a livello comunicativo a mascherare un po' la situazione, però lo vedo meno col pugno della situazione in mano, cioè non lo so. Perché sai che c'è sempre stata questa diatriba sul gioco, no? Adesso a me non me ne è mai fregato niente come gioca la squadra, se poi i risultati arrivano è l'allenatore che fa un percorso, se quel percorso funziona ha ragione lui, se non funziona si becca le critiche. Una considerazione però interessante che in tanti stanno facendo secondo me è che in questo momento, da quando Allegri è mollato, da quando Allegri è tornato, si è alzato molto il livello delle squadre che una volta erano le piccole, che adesso giocano davvero a calcio, provano a mettere il muso davanti, provano a fare la partita. Una volta invece si difendevano in 12, addirittura neanche in 11 tra linea del pallone, e questo sta mettendo molto in difficoltà la Juve, perché hanno visto una Juve che può essere attaccata, è una Juve che ha dei punti deboli, e noi soffriamo anche con le piccole, soprattutto con le piccole. Mi viene in mente la partita col Milan che facciamo allo Stadium, subiamo pochissimo dal Milan. La consideri piccola? No, per quello che ti sto dicendo, subiamo pochissimo col Milan, subiamo pochissimo con l'Inter, subiamo pochissimo con la Fiorentina, pochissimo col Chelsea.
il Verona, il Sassuolo, lo Spezia, la Samp, l'Empoli, ci bombardano di gol. E poi è un cane che si morde la coda, l'Empoli che viene a vincere a Torino, il Sassuolo guardi, oh, ce l'ha fatta l'Empoli, perché non ce la posso fare io? Quindi davvero, mentre prima io ricordo la Juve di Allegri corazzata, va a vincere 1-0, 2-0, 2-1, ma comunque dall'altro lato beccavi sempre, soprattutto quando affrontavi le squadre medio-piccole, squadre che pativano molto questa forza della Juventus. Quante partite la Juve ha vinto non meritando, perché se fai un gol in più meriti sempre, ma non convincendo, ma neanche senza sforzarsi più di tanto. Oggi invece, anche per vincere una squadra piccola, comunque devi stare molto attento e devi spendere tanto anche a livello energetico, ma anche lato Milan. Io mi ricordo quando affrontavo la Juventus, la mia speranza era: ok, andiamo a Torino, speriamo che non ce ne facciano più di tre. Avevo paura ogni volta dell'imbarcata. Mentre adesso, da un anno e mezzo a questa parte, sarà che la Juve è calata, sarà che il Milan è cresciuto, io voglio venire a vincere a Torino. Se venite a Milano, voglio vincere. Ci mancherebbe altro. Quindi è cambiata questa cosa già in noi tifosi, figuriamoci nei giocatori che ci credono un po' di più rispetto a prima. Sì, infatti è proprio particolare vedere come, appunto, quando si alza il livello, quindi in Champions, è una Juve. Quando si affrontano delle grandi squadre è una Juve che non va a subire le altre squadre. Quando gioca con le piccole sembra, non lo so, scapoli contrammogliati all'oratorio, una roba del genere. Infatti è proprio particolare. E poi questa cosa psicologica è anche al contrario, così come la piccola dice: ma sai che forse con la Juventus non sono costretta a difendermi, magari la posso anche mettere in difficoltà attaccando. D'altro canto, anche la Juve, che prima invece era sicura, era una schiacciasassi, andiamo lì a vincere 1-0, 1-0, 2-0, 2-1, mentre adesso, quando inizi a perdere la prima partita con la piccola, la seconda la affronti con un po' più di paura, e quindi quando non riesci a gestire poi queste pressioni, viene a mancare la convinzione. Sappiamo quanto conta la mentalità del calcio. Benissimo Dani, allora ti ringrazio per questa chiacchierata tema Juve. Ora so che ce ne sarà una tema Milan, se vuoi dire dove sarà, dove si potrà trovare questa chiacchierata. Beh, sul canale del sottoscritto, quindi mi raccomando, vi aspettiamo. Lo facciamo uscire contemporaneamente, giusto? Così facciamo ma quelle, sì, quelle, ma quelle sì, che fanno gli influencer. Va bene. Quelli bravi. Copiamo quelli bravi. Il link del canale di Daniele qui sotto in descrizione, così potrete vedere la seconda parte un po' giù. Ciao Daniele, grazie mille. Alla un bacione. E non so neanche dirvi se tipo per voi per lo scudetto, ormai non me ne frega proprio niente, tanto mi siamo... Vabbè, non salutiamo sto saluto brutto di forza Milan. Questo mi sembra un po' eccessivo, ecco, diciamo così. Provato.